Molto popolare è il modo di dire chiudersi a riccio, per indicare qualcuno che assume un atteggiamento di chiusura rifiutando qualsiasi intervento esterno, proprio come fa il riccio quando si sente in pericolo. Spesso capita di vederlo sul ciglio delle strade di campagna, ma in questo video lo esamineremo da vicino e conosceremo le sue abitudini. Scopriremo anche quali sono le diverse specie esistenti, cosa fare se ci ritroviamo davanti ad un esemplare e cosa dice la legge dello Stato italiano riguardo l'allevamento dei ricci in casa. Nel linguaggio comune non è da confondere con il porcospino, che è invece il secondo nome con cui viene chiamato l'istrice. Il riccio che si trova nei nostri sottoboschi è il riccio comune o riccio europeo. Esso ha un piccolo muso allungato, il collo corto e la parte posteriore arrotondata, che insieme gli conferiscono la forma di una pera rivestita di aculei. Gli aculei sono in realtà dei peli che si sono modificati, ricoprendosi di cheratina. Sono lunghi 2 cm, appuntiti, cavi all'interno e striati trasversalmente di bianco. Negli esemplari adulti sono circa 6.000 o anche più, e insieme all'ispido pelo cambiano colore a seconda delle stagioni. Sono marroncino scuro nel periodo invernale e di qualche gradazione più chiara nel periodo estivo. Ogni aculeo è dotato di un muscolo innervato che lo fa drizzare pur rimanendo flessibile. Questo, oltre a proteggere il riccio dagli aggressori, lo preserva da danni dovuti a cadute o urti, anche se non è sufficiente a salvarlo dagli investimenti delle automobili. Esso riesce ad appallottolarsi su se stesso grazie ad una fascia muscolare che si trova sulla schiena e che, contraendosi, racchiude tutto il corpo in un sacco cutaneo. Unito agli aculei è uno scudo che risulta molto efficace, eccetto che con le volpi, che urinandogli sopra lo costringono ad uscire dalla corazza e lo finiscono mordendolo sul muso, che è una parte molto delicata. Le gambe sono molto corte, al contrario dei piedi, che hanno forma allungata e 5 dita dotate di unghie appuntite. Un'altra caratteristica particolare è che le impronte lasciate dalle zampe anteriori sono diverse da quelle lasciate dalle zampe posteriori, tanto da trarre in inganno e far sembrare che si tratti di tracce lasciate da due animali differenti. La coda è cortissima, circa 2,5 cm, e nel complesso il riccio adulto misura tra i 25 e i 27 cm e si aggira intorno al chilogrammo di peso. Su orecchie, zampe e naso non ha peli e la pelle è di colore nero. Olfatto ed udito sono molto sviluppati e il naso, oltre ad essere continuamente umido, è anche mobile. Alcuni suoi caratteri sono molto arcaici, come la conformazione dei denti e del cervello. Infatti, rispetto ai suoi antenati, che popolavano la Terra da prima che i dinosauri si estinguessero, si è evoluto prevalentemente per l'evoluzione degli aculei. Sull'isola di Alderney, nel canale della Manica, i ricci presentano una mutazione che li porta ad avere una colorazione uniforme color crema e infatti vengono chiamate Spike Girls, cioè ragazze spinose, e hanno la peculiarità di non venire attaccati dalle pulci. Il riccio comune ha tantissime sottospecie ed è diffuso nella maggior parte dell'Europa. È riuscito ad approdare anche in Nuova Zelanda attraverso delle balle di fieno in cui si nascondeva durante il letargo. Ma oltre alla specie Europeus ne esistono altre 3. La specie Romanicus, chiamata riccio nordico dal petto bianco, la Concolor o riccio orientale e infine la Amurensis, detto riccio dell'Amur o della Manciuria. Il riccio è un animale onnivoro, si nutre di lumache, lombrichi, insetti e millepiedi, ma anche piccoli rettili, anfibi e uova che trova nei nidi. Dal suo aspetto goffo non si direbbe, ma si tratta di un abilissimo cacciatore di topi e non teme nemmeno di affrontare le vipere, visto che i denti veleniferi dell'animale in questione sono più corti degli aculei del riccio. In caso di necessità si nutre anche di bacche, frutti e ghiande, e persino foglie. Durante le sue perlustrazioni notturne percorre da 1 a 3 km, seguendo quasi sempre gli stessi tragitti, e cambia spesso tana, durante l'estate anche 20-30 volte.
Esso gironzola soprattutto di notte per via delle abitudini delle sue prede, mentre il giorno lo passa a dormire all'interno della sua tana, generalmente situata in cavità del sottobosco. Prima dei mesi invernali riempie il suo giaciglio di foglie secche e muschio, che lo terranno caldo durante il letargo, che dura più o meno da ottobre ad aprile, durante il quale si sveglia all'incirca una volta al mese per uno spuntino. Il suo letargo è regolato da variazioni del metabolismo e della produzione di insulina, che regolerà i livelli di zuccheri nel sangue in modo da garantirgli una buona riserva. Tuttavia è indispensabile che in autunno faccia delle buone scorpacciate, altrimenti rischia di morire per inedia, cioè carenza di vitamine e nutrienti nell'organismo, e questo purtroppo accade soprattutto negli esemplari giovani. In assenza di pericoli può arrivare ai 10 anni di età, ma in media la sua aspettativa di vita è più o meno di 3 anni. I ricci sono molto solitari e cercano di evitarsi anche tra loro, avvertendo la reciproca presenza grazie all'udito e all'olfatto. La situazione cambia se si tratta della stagione degli accoppiamenti, che di solito avviene in un periodo compreso tra aprile e settembre. Se l'accoppiamento in sé dura pochi secondi, il corteggiamento è un cerimoniale molto lungo e complesso, non a caso è noto anche come carosello dei ricci. Il maschio non sempre viene accettato di buon grado e cerca di mordicchiare gli aculei della femmina finché non abbassa le difese. La gestazione dura dai 30 ai 50 giorni e vengono dati alla luce da 3 a 6 cuccioli, e in alcuni casi possono verificarsi 2 nidiate in un anno. Per i primi mesi i cuccioli hanno bisogno della madre. Essi imparano ad appallottolarsi per difendersi da soli dopo 2-3 mesi. Alla nascita i loro aculei sono morbidi e sono avvolti da una membrana per proteggere la madre durante il parto. Quando i ricci escono dal letargo sono rallentati e non riescono a trovare cibo facilmente, quindi può capitare di vederli in pieno giorno un po' storditi. In questi casi si può decidere di aiutarli porgendo loro dell'acqua e del cibo. Vanno bene le crocchette per cani e gatti dopo averle inumidite. Mai porgergli del latte o suoi derivati, perché potrebbero provocargli diarree talmente forti da portarli alla morte, e nemmeno frutta secca, che potrebbe bloccarsi nella trachea. Se si ritiene che nel posto in cui si è fermato possa essere in pericolo, lo si può spostare proteggendosi le mani con un asciugamano o dei guanti. Se peggio ancora si notano segni di malessere o ferite, va preso nello stesso modo indicato prima e portato da un veterinario o negli appositi centri di recupero e riabilitazione degli animali. Qualora si volesse tenere un riccio in casa, bisogna tenere bene a mente che per la legge italiana è assolutamente vietato prendere con sé i ricci selvatici. Si può però optare per il riccio africano a 4 dita, ovvero Atelerix albiventris, che viene legalmente commercializzato e che può presentare diverse colorazioni. Bisogna comunque ricordare che si tratta sempre di un animale con abitudini particolari e che, diversamente da altri animali da compagnia, predilige starsene in pace per i fatti suoi. Grazie per la visione! Se volete conoscere meglio qualche animale in particolare, scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere sulle orme degli animali. Un saluto e a presto!